La politica come lotta di classe. L'unica cosa che so è di non essere marxista, così disse Marx riferendosi a se stesso pochi anni prima di morire. Egli, infatti, nel corso della sua vita, non volle fondare alcuna dottrina, ed è opportuno evidenziare questo aspetto per interpretare correttamente il tema politico in Marx. Eppure, nel suo pensiero, è indirettamente presente una grandissima visione della politica, in grado di porsi come valido spunto per cogliere dialetticamente e tentare di superare le contraddizioni dell'età della tecnica. È quindi opportuno non sottovalutare, né tantomeno fraintendere, il tema della politica in Marx. Nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini vengono a trovarsi in rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, cioè i rapporti di produzione corrispondenti ad un determinato livello di sviluppo delle loro forze produttive materiali. Il complesso di tali rapporti di produzione costituisce la struttura economica della società, la base reale su cui si eleva una sovrastruttura giuridica e politica, a cui corrispondono determinate forme di coscienza sociale. Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma al contrario è il loro essere sociale che determina la loro coscienza. A un dato punto del loro sviluppo, le forze produttive materiali della società entrano in contraddizione con i rapporti di produzione esistenti, cioè con i rapporti di proprietà, dentro i quali tali forze per l'innanzi si erano mosse. Questi rapporti, da forme di sviluppo delle forze produttive, si convertono in loro catene, e allora subentra un'epoca di rivoluzione sociale. Con il cambiamento della base economica si sconvolge più o meno rapidamente tutta la gigantesca sovrastruttura. In Per la critica dell'economia politica del 1859, Marx ci offre una chiave di lettura per comprendere la realtà, con quello che verrà chiamato materialismo storico e dialettico. Si tratta di un insieme di assunti teorici che ci permettono di attuare un'analisi empirica del reale ed individuare i fattori di ordine strutturale e sovrastrutturale capaci di determinare il cambiamento storico. L'insieme delle teorie giuridiche e politiche, dell'attività culturale, delle concezioni morali e delle visioni religiose che caratterizzano una data società e che si concretizzano nelle sue istituzioni, vale a variare della base reale, perché sussistono in corrispondenza e in dipendenza da essa. Tuttavia, è sbagliato credere che il rapporto struttura-sovrastruttura sia statico e univocamente determinato e che la politica debba essere semplicemente qualcosa di derivato dall'economia. La domanda, infatti, che occorre porsi e che Marx stesso si pone è: possiamo prescindere dalla forma, la sovrastruttura, per cogliere il contenuto, la struttura? La risposta è chiaramente negativa: per cogliere il reale sono necessarie mediazioni sovrastrutturali. Il conflitto fra lo sviluppo delle forze produttive e i rapporti di produzione esistenti in un dato momento trova espressione anche a livello della sovrastruttura. Se da un lato la politica è dipendente dai modi di produzione, essa però permette agli uomini di concepire il conflitto e di combatterlo. Lo scontro tra le classi sociali avviene non solo sul terreno economico, ma anche su quello ideologico e culturale. L'uomo, infatti, è natura e cultura. Proprio a partire da questa considerazione, la politica si identifica come mezzo concreto per inserirsi nella dialettica dei tempi storici. La politica assume così il carattere di lotta di classe. Il manifesto del Partito Comunista, scritto da Karl Marx e Friedrich Engels fra il 1847 e il 1848, e pubblicato a Londra il 21 febbraio del 1848 per la Lega dei Giusti, ne è la prova. L'intento immediato del Partito Comunista è lo stesso di tutti gli altri partiti proletari: formazione del proletariato in classe, rovina del dominio borghese, conquista del potere politico da parte del proletariato. Gli enunciati teorici sono soltanto l'espressione generalizzata delle condizioni di fatto di una lotta di classe che realmente esiste, ossia di un movimento storico che si svolge sotto i nostri occhi. La lotta di classe è il fondamento dialettico della storia, in quanto permette ad essa di svilupparsi attraverso il contrapporsi reciproco degli interessi sociali e della loro ricomposizione,
ed in quanto è espressione della contraddizione primaria tra capitale e lavoro. Essa avviene concretamente tra chi detiene i mezzi di produzione, i capitalisti, e i proletari, coloro che sono costretti a vendere la loro forza lavoro per la sopravvivenza. L'aspetto seducente della visione di Marx, però, non è tanto quello di interpretare la storia come un susseguirsi di lotte di classe, quanto quello di prevedere la loro fine, identificando il proletariato, il prodotto del sistema capitalista, come classe emancipatrice dell'intera umanità. La borghesia stessa, ci dice Marx, produce e alimenta la forza rivoluzionaria della classe operaia e con ciò produce il suo becchino, naturalmente ed inevitabilmente. Infatti l'operaio è per il capitalista merce da acquistare, il cui prezzo è determinato dalle leggi del mercato. A queste condizioni oggettive l'operaio non può sottrarsi, egli è costretto a vendersi per assicurarsi mezzi di sussistenza per sé e per la propria famiglia. È alienato dalla merce che produce, dalla sua attività lavorativa, dalla sua essenza umana e dall'altro uomo, il capitalista stesso. Ad accentuare questo antagonismo è proprio l'ordinamento capitalista, attraverso anche la proletarizzazione dei ceti medi. Favorisce infatti il sentimento di uguaglianza tra i lavoratori, sia perché li impegna in un lavoro alle macchine semplici uguali per tutti, sia perché corrisponde salari uguali per tutti, alle soglie della sopravvivenza. E i mezzi di comunicazione che la borghesia ha creato per i suoi interessi consentono che anche una piccola lotta locale assuma il valore di una lotta nazionale e la funzione di lotta di classe, cioè di lotta politica. Il movimento operaio non deve sottrarsi alla lotta di classe, ma portarla alle proprie conseguenze, assumendo il suo ruolo rivoluzionario per attuare il rovesciamento dei rapporti capitalistici e instaurare un nuovo sistema di produzione. La borghesia fa di tutto perché il movimento operaio non si costituisca come forza politica. È quindi necessario che questo passi dalla spontaneità all'organizzazione della sua azione, attraverso la creazione di un partito che promuova e favorisca la coscienza e l'unità di classe, annulli le tendenze disgregatrici, sostituendo ad esse l'internazionalismo. Diffonda così la coscienza della necessità dell'azione rivoluzionaria e prepara il proletariato teoricamente e praticamente. Gli operai, infatti, diventano soggetti storici solo quando acquistano coscienza di sé come classe. Solo con una soggettività cosciente possono modificare le condizioni della loro prassi, interagire e guidare un processo storico, rovesciare il sistema attraverso la rivoluzione. Sembrerebbe oggi che la previsione di Marx abbia fallito, ma è davvero così? In realtà la polarizzazione preannunciata è avvenuta. Il divario tra il reddito medio dell'operaio e quello del capitalista è aumentato. Sebbene l'operaio di oggi viva in condizioni sicuramente migliori rispetto al passato e le crisi di sovrapproduzione stanno conducendo all'impoverimento delle classi medie. Insomma, i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri. E si può ancora parlare di lotta di classe? In quali termini? Per affrontare questa breve riflessione mi avvalgo del testo L'imperialismo e la grande crisi di Ernesto Screpanti, docente di economia politica dell'Università degli Studi di Siena. Il capitalismo globale contemporaneo, diverso dal capitalismo ottocentesco di Marx, rivela in sé contraddizioni insanabili. La prima è un'opposizione tra nord e sud del mondo, tra un nord in cui risiedono i grandi capitalisti e un sud depredato dalle proprie risorse, derubato dal Fondo Monetario Internazionale, dal World Trade Organization e dalle altre organizzazioni mondiali. L'altra è la consueta opposizione tra capitale e proletariato. La globalizzazione infatti inasprisce questa opposizione e crea una massa crescente di operai, occupati, semioccupati, disoccupati, immigrati, che vedono peggiorare le loro condizioni di vita, aggravate dalla stessa crisi attuale. Tale tendenza è accompagnata da un processo di destrutturazione organizzativa e politica dei movimenti operai e dei sindacati, ormai ostaggio delle multinazionali. Le conclusioni da trarre, secondo Screpanti, potrebbero essere: la fusione delle due contraddizioni fondamentali del capitalismo, quella tra centro e periferia, e quella tra capitale e proletariato. Il capitale si propaga oltre i confini nazionali, riproducendosi come propulsore dello sviluppo globale. In tal modo crea un proletariato mondiale che tende a essere sempre più omogeneo in termini di povertà economica e destituzione politica.
una sempre più rude razza pagana che crescerà di numero e di esasperazione. Non potendo essere risolta o attenuata né con le politiche liberiste né con quelle mercantiliste messe in atto dagli attuali ceti dominanti, è probabile che questa contraddizione si inasprisca progressivamente fino a sboccare in una grande esplosione sociale, internazionale. Il soggetto storico di oggi coinciderebbe quindi con la classe del proletariato mondiale, ed in tale contesto risulterebbe valido anche il concetto di rivoluzione marziana, inteso come il rovesciamento del sistema, non forzatamente violento. Tuttavia, la rivoluzione del proletariato mondiale non appare sicuramente come immediata, perché essa deve ancora costituirsi come soggettività cosciente in grado di determinare il processo storico. Questa considerazione può ricollegarsi ad un'ulteriore riflessione, soprattutto dopo le elezioni europee di quest'anno. Esiste oggi un partito di sinistra a livello nazionale e europeo capace di risvegliare negli operai la coscienza chiara e precisa dell'antagonismo dominante?